Come fa? Siete pronti ad andare a scoprire il nuovo DJI Mavic Mini in versione combo? Cosa stiamo aspettando? Unboxiamo. Taglierino in mano, nuovo studio, nuova maglietta e si parte, ragazzi. È arrivato oggi da DHL ed è un po' che in viaggio. Questa volta DHL ci ha messo un pochettino, ma finalmente è tra le nostre mani. Per cui, eccolo qua. Confezione combo. Andiamo a togliere la pellicolina. Ah. Non ci rimane che andare a scoprire cosa abbiamo in questa confezione. Packaging classico DJI, solita confezione, e all'interno sicuramente andremo a trovare il minimo e indispensabile. All'interno troviamo la valigetta e parecchie cosine. Oh, questa pesa davvero tanto. Ci saranno le batterie. L'appoggiamo qua. Iniziamo da sinistra e procediamo verso destra. Questa è la confezione più pesante. All'interno, secondo me, troveremo le batterie. Ecco, le batterie non sono le classiche lipo, ma sono batterie Lion. Credo che sia stata una scelta per risparmiare peso. Basta. Essendo la Fly More Combo, costa 100 euro in più rispetto al classico drone. Nella versione base troveremo una batteria, il drone e il radiocomando e due eliche di ricambio, una cosa del genere, e basta. Mentre nella versione combo, per soli 100 euro in più, perché dico soli perché solitamente una batteria del Mavic costa circa 100 euro, troviamo parecchi accessori. Dai, dai, scopriamoli. Apriamo anche le batterie. Non ho mai vista una da vicino. Per chi se lo stesse chiedendo, queste batterie sono le stesse che troviamo, pensate un po', sulla Tesla. Ovviamente la Tesla ne ha centinaia e centinaia, però sono le stesse. Non sono batterie intelligenti, per cui bisogna fare attenzione, avere magari un occhio di più di riguardo, soprattutto nei cicli di ricarica e quando andiamo a ricaricarle, e soprattutto non andiamo mai al di sotto del 10%, un mio consiglio, anche per sicurezza del vostro drone. Una, due e tre. Mentre in questa busta, tipo busta delle lettere, andiamo a trovare, non volevo aprirla, tutti i vari manuali delle istruzioni che andremo a leggere sicuramente. Mentre in questa confezione abbiamo un classico caricatore USB da 2 ampere, non male, quindi fast charger. Questa è leggerissima, è vuota? Ragazzi, non c'è niente, no, c'è già il simbolino del paraeliche. Sì, perché la versione combo comprende anche, ce la farò mai ad aprirlo, il paraeliche per rendere il drone inoffensivo. È leggerissimo, però ovviamente andando a mettere i paraeliche andremo al di sopra dei 249 grammi, per cui comunque non voglio entrare nelle varie leggi perché è un bel pasticcio. Bisognerà poi capire effettivamente tutte le leggi, tutte le entrate in vigore, dove possiamo volare, cosa dobbiamo fare. In teoria, quando entreranno in vigore le leggi europee, basterà registrare il nostro drone, attaccare il QR code e potremmo volare in certe zone. Però faremo un video dedicato, non voglio entrare nel dettaglio perché sono argomenti veramente molto delicati, anche troppo, e ogni tanto cambiano le leggi, dicono no, facciamo così, no, rifacciamo così, quindi è meglio aspettare una legge definitiva, anche perché dovrebbe già esserci in verità. È così, ragazzi. Comunque, paraeliche con il suo incastrino rapido, penso, basterà aprire, incastrare e via, si vola. Scopriremo anche se producono turbolenza o il drone continua a volare correttamente, ma siamo giunti finalmente ad aprire la confezione che conterrà il drone, mi auguro. Confezione tipo DJI Osmobile. Se ha anche la tracollina è il top, lo scopriremo adesso. Apriamo la cerniera e voglio condividere con voi questo momento magico. Oh, c'è il drone? Sì, c'è. Ah, che profumino di nuovo!
Cioè, ragazzi, sono emozionato. Qualsiasi unboxing contenente un drone, mi viene il sorriso come un bambino. Forse anche di più. È Natale per me. Andiamo ad aprire. Allora, qui troviamo il caricatore multiplo. Se non acquistiamo la combo, dovremmo caricare la batteria direttamente dal drone. Non è che mi piace così tanto, però sto notando che molte aziende stanno adottando questa tipologia. Ad esempio, la mia Sony A7 III, se non compravo le due batterie aggiuntive, dovevo ricaricarla direttamente dalla camera. Non è che mi piace tanto. Caricatore multiplo, che penso ricarichi una batteria per volta. E basterà andarle a mettere in questo modo e attaccare il cavo micro USB, non USB di tipo C, strano, DJI di solito mette tutto USB di tipo C, vabbè, pazienza, peccato però, e poi ricarichiamo le nostre tre batterie. Ora non riesco più a toglierla, come si fa? Ok, basta schiacciare questo tastino e viene via. Qua c'è ancora una scatolina, cosa ci sarà mai all'interno? Andiamolo a scoprire assieme. Ah, abbiamo un po' di ricambi e accessori. Allora, abbiamo due stick per il radiocomando di scorta e li rimettiamo qua, non si sa, ops, se li perdiamo li abbiamo. Abbiamo un cacciavitino per svitare le eliche, perché purtroppo queste eliche qui non hanno lo sgancio rapido, bisognerà andare a svitare l'elica. Ovviamente sono tutte scelte pensate per risparmiare il peso. In questa confezioncina abbiamo un cavo USB e micro USB per andare ad attaccare il fast charger con il nostro caricatore multiplo. Abbiamo un altro cavo identico, vabbè, lo lasciamo qua, non andiamo a unboxare. E qua troveremo i tre cavi che ci permetteranno di andare a collegare in base al telefono che abbiamo, ovvero Lightning, USB di tipo C e micro USB, il radiocomando col nostro smartphone. Radiocomando che è molto simile al radiocomando del DJI Mavic Air, infatti non troviamo lo schermo presente su Mavic Pro e forse non troviamo nemmeno una rotella per regolare l'esposizione, ma solamente la rotella per regolare l'inclinazione della gimbal. Antenne che si vanno a posizionare in questo modo verso il drone, classiche antenne DJI. Al di sotto del radiocomando troviamo i due stick che andremo ad avvitare. Oh, basta praticamente un giro e si avvitano sul radiocomando ed eccolo qua. Io scelgo il cavetto Lightning che andremo a posizionarlo in questo modo. Tac, e siamo operativi. Ok, lasciamolo qua. Troviamo ancora una confezioncina. All'interno troviamo eliche e viti di ricambio. Ogni pacchetto ne contiene 4. In pratica avremo 6 eliche di scorta. E finalmente andiamo a tirar fuori dalla scatola, dalla confezione, dalla borsa, non lo so, il mio Mavic Mini. Ho già visto quello del mio amico Marco, ma non avevo ancora visto il mio. Ragazzi, è veramente troppo, troppo piccolo. È pazzesco pensare che questo oggettino voli e vola anche bene. Che l'ho provato col vento e devo dire che mi ha stupito. Vi lascio il confronto col Fimi che ho già girato e cliccate se volete andare a scoprire. Mannaggia, è minuscolo. E questo è mio. Buttiamo via queste pellicoline. No, ragazzi, come abbia fatto DJI a realizzare un drone grande come un iPhone? Anzi, l'iPhone è più grande di questo drone. E senza batteria. Ops, scusate, posiamo il telefono. E senza batteria pesa nulla. Non pesa nulla. Pazzesco. Andiamo anche a togliere il coprigimbal, eccolo qua, in tutto il suo splendore. Andiamo a mettere anche una batteria, lo andiamo ad inserire, tac, si chiude e via.
Molti hanno criticato la qualità dei materiali. A mio avviso questi materiali sono veramente molto premium perché hanno questo matte un po' ruvido. Ovviamente avremo un materiale tipo un guscio d'uovo sottile, sottile, molto flessibile, molto flessibile. L'hanno criticato, ma secondo me è un bene perché se prende colpi, la plastica, essendo flessibile, assorbe l'urto. E per cui non si rompe, si piegherà solo, un po' come il TPU nei droni FPV. Noi quando andiamo a stampare qualche oggetto per il drone FPV, magari il porta GoPro, lo andremo a stampare in plastica molto flessibile, in quanto cadiamo per terra, si piega, torna indietro, assorbe l'urto e non si rompe. Per cui secondo me hanno anche pensato questo. Ovviamente le plastiche sono state pensate per pesare il minor peso possibile, perché come vedete scritto qua, pesa 249 grammi con micro SD e batteria. Pazzesco. Abbiamo praticamente un DJI Osmo Pocket volante. Più o meno la qualità è quella. Per quanto riguarda il design, DJI ha fatto un capolavoro. È veramente troppo cattivo. Cioè, pazzesco. Mi piace un casino. Vorrei sentire anche la vostra opinione, commentate qua sotto se vi piace. Secondo me questo Mini Mavic è pazzesco. Poi con le prese d'aria, ovviamente queste due prese d'aria qua non sono sensori, non ha sensori, hanno risparmiato peso anche lì. Sensori secondo me potevano metterli, però poi alla fin fine non sono così utili. Dipende un po' cosa andiamo a fare. A mio avviso un drone così piccolo sarà veramente molto divertente farlo passare attraverso magari a delle piante, farlo passare in mezzo a cose, apriamo il finestrino della macchina, lo facciamo passare. Io non vi ho detto niente, non fate, non mi prendo responsabilità, però secondo me la cosa bella che stupisce è proprio questo, riprese molto, molto vicine agli oggetti e fare riprese che con altri droni sono impossibili, per cui i sensori sarebbero stati un limite. Vi lascio anche un link qua sopra di un video che ho realizzato per riprese migliori anche col Mavic Pro, però ovviamente per fare quelle riprese dovevo staccare i sensori, sconsigliatissimo, però per fare riprese che colpiscano in una certa maniera ho fatto così. Poi andatevelo anche a vedere perché ho avuto anche un bel successo col video lì. Però ritorniamo al nostro Mavic Mini. Secondo me DJI, gli ingegneri DJI hanno fatto una scelta top su tutto. L'unica cosa che potevano mettere, secondo me, è l'Active Track. L'Active Track dovevano metterlo perché è una feature che, anzi, è l'unica feature, diciamo, che si usa. Tutte le altre, Rocket, Quick Shot, tutte quelle cosine lì, si usa la prima volta, si tira fuori, oh che bella la palla, oh che bello Rocket, ma poi alla fin fine per l'utilizzo quotidiano non si utilizzano mai. Un po' come le funzioni di iPhone, l'effetto bokeh con lo sfondo nero è inutile, non si usa mai, non si usano mai. Ripassiamo al drone, mi sono dilungato anche troppo. Sotto il drone troviamo due sensori, due VPU credo, in totale ha tre sensori per la posizione. Non mi rimane che girare un altro video sul Mavic Mini, ovvero su attivarlo DJI Care applicazione, e se siete interessati naturalmente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e poi ci vediamo per le conclusioni, così lo proviamo. Sì, lo voglio provare qua su questa scrivania nel mio nuovo studio, voglio riprenderlo dall'alto. Ragazzi, video registrato, abbiamo aggiornato il drone, ha addirittura le funzioni manuali, possiamo andare a mettere l'ISO e lo shutter. Pazzesco, ultimo aggiornamento, pazzesco, non vedo l'ora di provarlo fuori con una bella luce e un bel sole. Andiamo subito ad accenderlo, ok, decolliamo. Ragazzi, ci siamo, tutto è pronto, armiamo i motori, primo volo del Mavic Mini in studio. Lo voglio far volare così vi faccio vedere anche lo studio nuovo dall'alto. Siete pronti? Sì, sono in casa, ho il mio permesso di volare. Ok. Oh! Oh! Ragazzi, non ci posso credere, ma veramente così stabile! Ma non è stabile, di più! Guardate! Guardate! Oh! Cioè, e c'è anche poca luce! Adesso si è abbassato perché ho fatto. Ehi là! No, il titolo sarà sicuramente di questo video. Non è stabile, di più! Ok! Cioè, eccomi! Posso quasi utilizzarla come camera. Ma
Anzi, guardate questa, vado avanti, me lo piazzo qua sopra, posso andare in alto, giro su, guarda che casino che ho fatto l'unboxing, e posso utilizzarlo come camera per unboxare. Cioè, guardate, non facesse questo rumore, posso, senza mani, ragazzi, eccomi qua, apriamo il, non c'è nulla perché è in cielo, è sopra di noi, sono troppo felice, ma cioè, prendete anche in relazione il tavolo, si muove? Cioè lì fermo, si muove proprio leggermente, e vi ricordo che non ha il GPS, ha solo i sensori di posizione. Va bene, basta, entusiasmo, atterraggio perfetto, e secondo me vale la pena, se lo dovete acquistare, acquistarlo con la combo per 100 euro in più, 3 batterie, la borsetta, peccato che non abbia una tracolla, però comunque 3 batterie col caricabatterie anche è veramente top, e avete circa 1 ora e 20 di volo, facciamo 1 ora e 15, dai, stiamo bassi. Noi ci vediamo presto con tantissimi altri video sui droni e sul Mavic Mini, scrivetemi la vostra opinione nei commenti, vi piace, non vi piace, a me sinceramente è piaciuto moltissimo. Secondo me parte un po' svantaggiato per le dimensioni, un po' per come si presenta, ma poi se lo provate vi innamorate. Io mi sto innamorando davvero. Mi raccomando, seguitemi in tempo reale su Instagram e su Telegram per tutte le offerte tech, codici sconto e cose varie. E se volete supportare il canale acquistando questi link, lo farete. Grazie mille a tutti, e a voi non cambierà nulla. Ci vediamo presto. Ciao! Ora lo spegniamo e ricarichiamo tutte le batterie, perché avrai un compito arduo, dovrai fare un video davvero molto cinematografico. Ci sveglieremo alle 6 all'alba. Sei pronto? Speriamo per il tempo.